Ricorderete tutti la vera e propria epidemia di caccia alle chiavi per la beta chiusa di Hearthstone, Heroes of Warcraft, il titolo Blizzard, poi passato in fase di beta aperta ed ora, da poco, disponibile nella sua versione definitiva per tutti gratuitamente. Questa è la nostra recensione. Il titolo Blizzard ha saputo conquistare gli utenti grazie a delle meccaniche di gioco accessibili, semplici, ma poi divertenti e stuzzicanti col procedere nel gameplay. Si tratta di un gioco di carte collezionabili tutto sommato tradizionale. Abbiamo un eroe da proteggere grazie alle nostre creature e magie. Possiamo scegliere il nostro eroe tra una delle 9 classi di World of Warcraft presenti in gioco. Mancano ancora il monaco e il cavaliere della morte, ma siamo sicuri che non si faranno attendere più di tanto. Le meccaniche degli eroi sono diverse, visto che ognuno ha un suo potere particolare che può utilizzare in partita, ma non è solo questo a differenziare il titolo Blizzard dalle altre proposte del genere. A semplificare un po' le cose, il sistema di terre, per esempio, quello utilizzato in Magic, è stato sostituito con uno a base di cristalli di mana. Ce ne viene dato uno ogni turno, fino al massimo di 10. Le modalità di gioco in realtà non sono poi molte. Abbiamo l'allenamento, che ci permette di sfidare avversari controllati dall'intelligenza artificiale in due diversi livelli di difficoltà, decisamente accessibili comunque. Poi possiamo attaccare uno dei nostri contatti sulla lista amici, oppure andare a sfidare un avversario sconosciuto online tramite partite amichevoli o modalità classificata. Presente anche una modalità arena che è il draft, fondamentalmente. Ci vengono proposte 3 carte dalle quali dobbiamo sceglierne una e così via fino al completamento del mazzo, che consta di 30 carte. Nella modalità arena andremo ad affrontare altri avversari che hanno composto un mazzo con le nostre stesse modalità. Potremo vincere un massimo di 9 volte per sbloccare dei premi sempre più interessanti. Ogni 3 partite vinte si ottengono 10 gold, ogni giorno ci sono delle quest giornaliere da ripetere che ci garantiscono a volte 40, a volte 60 gold, quindi appare abbastanza evidente che ogni giorno si riescano ad ottenere i 100 gold necessari per comprare una bustina di carte. Se si volessero invece spendere soldi reali, i prezzi sono tutto sommato ragionevoli, 2 bustine costano meno di 3 euro e il prezzo diminuisce più bustine si comprano. Il titolo è un free to play e permette a tutti di sbloccare tutte le carte semplicemente giocando, ma chiaramente i tempi sono più lunghi che non pagando con valuta reale. Ci sentiamo di consigliarlo a tutti, visto che è molto accessibile, divertente e gratuito, anche se le modalità previste non sono poi tante, ma siamo sicuri che Blizzard abbia qualcosa in serbo per noi nei mesi a venire. Per la recensione completa non possiamo che invitarvi ad andare a visitare vg247.it, oppure ad iscrivervi al nostro canale qui su YouTube per continuare a seguire i nostri aggiornamenti in video.